Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. L'area artica, giunta nei giorni scorsi sull'Europa centrale, ha permesso a un nuovo vortice di bassa pressione di approfondirsi sull'Italia centro-settentrionale. Ne consegue un richiamo di correnti umide ed instabili che dal Tirreno tenderanno a spostarsi verso l'Adriatico e il sud Italia. Avremo così nuvolosità diffusa su gran parte dell'Italia, con fenomeni in Appennino e locali sconfinamenti sui settori adriatici da nord a sud. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 9 ottobre. Al primo mattino, Daunia, Basso Potentino, zone ioniche della Basilicata e Barese, interno, saranno interessati da precipitazioni anche di forte intensità, con locali sviluppi di temporali per un fronte perturbato in veloce spostamento verso i Balcani. Sulle restanti aree i cieli si presenteranno per lo più nuvolosi o poco nuvolosi. Nel corso della giornata si avrà ancora la possibilità di precipitazioni su Gargano, zone interne del Foggiano e Barese, Valle d'Itria, Tarantino e Materano. Dalla sera fenomeni in esaurimento quasi ovunque con possibilità ancora di rovesci sul Gargano. Per quanto riguarda le temperature, sia le minime che le massime risulteranno in leggero aumento con punte anche di 23-24 gradi sulle aree del Salento, non interessate da precipitazioni. Venti deboli e moderati di scirocco in veloce rotazione dal pomeriggio dai quadranti nord-occidentale. I mari da mosso a poco mosso lo Ionio e il canale d'Otranto, più calmo l'Adriatico centro-settentrionale. Oggi vogliamo mostrarvi un'immagine significativa del maestoso uragano Matthew, ripresa dai satelliti NASA. Matthew il 5 ottobre ha raggiunto la categoria 5, la massima sulla scala, colpendo Cuba, Haiti e le Bahamas, emettendo circa 900 vittime. Successivamente si è diretto verso gli Stati Uniti e qui è declassato a categoria 3, colpendo duramente Miami e tutta la East Coast della Florida. In queste ore, classificato come categoria 2, si sta dirigendo più a nord verso le coste della Georgia e della Carolina del Sud, con venti che spirano tra i 150 e i 170 km/h. Nei prossimi giorni, fortunatamente, il suo devastante moto vorticoso in senso orario si spingerà in pieno Oceano Atlantico, evitando così ulteriori danni e devastazioni alle popolazioni già duramente colpite. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.